Buonasera, oggi è stato presentato l'osservatorio sugli stranieri a Roma che lei ha coordinato. Qual è l'immagine che abbiamo oggi dei romeni che vivono a Roma e nel Lazio? I romeni continuano ad essere una quota veramente importante, molto importante dell'immigrazione nel Lazio. Nel territorio della provincia di Roma. Sono in assoluto la comunità più numerosa, per quanto appunto in quanto comunitari non è proprio semplice definirli tout court stranieri, però comunque tra i residenti con cittadinanza non italiana i primi in assoluto sono i romeni. Parliamo di oltre 224.000 persone nel Lazio e soprattutto quello che rende l'idea è il fatto che da soli sono più del 30% della popolazione residente di cittadinanza non italiana, il 33%. Questo avviene a livello regionale, quindi in Lazio, avviene nella provincia di Roma, in parte anche nelle altre province della regione, in parte anche nella capitale. Quello che abbiamo rilevato è che a differenza di collettività che sono arrivate anche prima, in anni passati, rispetto ai flussi dall'est Europa e che si sono in alcuni casi insediate in maniera molto concentrata in alcuni territori, questo per i romeni sembra non essere accaduto, probabilmente anche perché sono delle migrazioni di carattere circolare, non sempre tutto il nucleo familiare che si sposta. Comunque noi registriamo anche a distanza ormai di diverso tempo da quando sono diventati paese incluso nell'Unione Europea, nel Lazio e a Roma, nella provincia di Roma, una presenza diffusa, non ci sono concentrazioni particolari, la collettività romena si è insediata un po' in tutto il territorio. Sono ben integrati? Roma è molto più evidente. Sono integrati, ci sembra di sì, certo appunto si assiste anche a una circolarità della migrazione, quindi questo spostarsi anche tra l'Italia e la Romania è indice di una, perlomeno di un'integrazione che ha una doppia faccia, mettiamola così, perché non viene mai reciso del tutto come per molti migranti, però in questo caso anche proprio nel contatto fisico, il legame con il paese d'origine. Però c'è un'integrazione qui, si vede nelle scuole, è abbastanza alta la presenza degli alunni con cittadinanza romena nelle nostre scuole e quindi noi li consideriamo tutti elementi di un'integrazione. L'associazionismo è un altro aspetto di questa dinamica di inserimento e di partecipazione attiva alla vita sociale, alla vita economica, quindi ci sono vari spunti di integrazione nel paese, per quanto poi stiamo affrontando una fase di difficoltà condivisa e per chi è straniero ovviamente questo è più forte come limite nel miglioramento delle proprie condizioni di vita. Tra qualche mese ci saranno le elezioni a Roma e in altre principali città italiane e i romeni hanno in teoria un diritto di voto per partecipare alla vita amministrativa della città, purtroppo pochissimi lo usano e ne usufruiscono. Che cosa si potrebbe fare per aumentare questa partecipazione, non soltanto da parte dei romeni in quanto comunitari, ma di tutti i cittadini comunitari? Intanto probabilmente verificare anche quanta informazione c'è su questo, forse andrebbe comunque rafforzato un livello di informazione non solo generica ma anche su dove ci si reca, in che periodo, che cosa comporta, quali sono i vantaggi di questa iscrizione. E questo probabilmente la collettività lo sa meglio di noi, non so quanto effettivamente sia stato fatto dalle istituzioni italiane, dalle istituzioni locali, chiaramente dovrebbe essere infatti pochissimo questo compito, non mi pare che ci sia tanto. Poi diciamo la verità, c'è comunque una a livello italiano, ma non solo, una certa disaffezione per il mondo della politica istituzionale, la scarsa o bassa, sempre più bassa partecipazione al voto la vediamo tra i cittadini italiani e quindi non ha senso chiedersi perché anche i romeni, e probabilmente perché appunto questa sensazione diffusa, negativa ovviamente comunque, di non riconoscimento e non fiducia nello strumento del voto e della delega politica probabilmente è vissuta anche dagli immigrati, dagli stranieri, dai romeni in questo caso, e poi in generale probabilmente anche il fatto che una serie di
riforme delle normative sulla cittadinanza, esatto, anche di riconoscimento, sì, del voto politico, non incentivano in questo, mm-hmm, diciamo, confronto reciproco tra Stato e popolazione romena, ma non solo. E un'ultima domanda: è cresciuta la presenza di stranieri in generale, però non a pari, non di pari misura la criminalità, quindi non c'è un allarme come tanto si fa pensare se guardiamo i giornali quotidiani? No. Secondo noi non c'è. E effettivamente, guardando, poiché i fenomeni vanno guardati anche nella lunga durata, guardando a come è cambiata, è aumentata la popolazione straniera in Italia dal 2004 sino ad oggi, è raddoppiata, e guardando le denunce nei confronti dei cittadini.